Ciao a tutti Gugge e ben ritrovati al vostro Underlink 91 su Yo-Kai Watch 2 Spirit Ossi ed oggi andiamo a prendere d'assalto il tunnel infinito. Eccoci, siamo davanti all'entrata del tunnel infinito e sinceramente questa è la prima volta che lo affronto. La lunghezza del tunnel varia ogni volta che vi entri, nessuno sa dove porti l'uscita, niente inversioni AU e niente diario. Mamma mia, però l'immagine è un po' creepy, sembra che ci sia qualche mostro pronto ad afferrare chi si avventura lì e ti porta via per divorarti probabilmente. Tunnel infinito, inizio. Allora, come vedete appunto non ci sono quanti metri ho percorso, il record, perché comunque sia la prima volta che lo affronto. E sembra abbastanza lineare come cosa. Ogni tanto vedete ci sono queste porte che sarebbero l'uscita, ma non la premo per paura che possa subito catapultarmi fuori. Oh mio Dio, cos'è? Ehi, ehi, ah ok, parlano all'unisono, gioca con noi, fai qualcosa di divertente. Va bene. Sono le gemelline di Shining per caso? No, perché potrebbe essere che arrivi un fiume di sangue da un momento all'altro. Ma sono degli yokai, cioè quelle sono... Come funziona? Sono loro yokai oppure sono io che sono uno yokai? Cioè... Non lo so. Meglio che non mi faccio domande. Cavolo però! Stavo caricando il potere di Shibanyan quando ho visto che vanno giù piuttosto facilmente. Ad ogni modo stavo pensando se insegnare a Shibanyan la mossa sua che impara con la medaglia. Con la medaglia che si trova all'interno dei giochi. Comunque sia perché è una mossa che infligge più danni, però colpisce un solo nemico. Credo. Penso funzioni in quel modo. Poi vabbè, poi vedrò se insegnarle o no. Comunque sia, è molto potente, quindi penso che al 90% gliela insegnerò. Ok, parliamo con questo. L'attacco a brighe prevarrà se una domanda complicata ti farà. Diciamo che ti piacciono molto i giocattoli. Mamma ti dice di gettarne via uno. Quale scegli? Quello che ho ricevuto per ultimo. Ti piace metterti in gioco? Bene. E ci affronta in battaglia. Perché? Non era la risposta esatta, forse. Come vedete i nemici vanno giù piuttosto facilmente. Ah, peccato. Volevo purificare la forte, ma niente. E va bene, andrà bene anche così, insomma, direi. Piuttosto semplice, a volte. Mi aspettavo di poter livellare un pochino con Decario, ma niente. Non è facile dire addio al passato. È la sensazione di allontanarti dall'uscita del tunnel. Ah, cavolo, quindi devo trovare modo per riavvicinarmi. Beh, se mi allontano. Allora, prendo un attimo un po' di Vigorium, perché porca miseria, se no non arrivo più alla fine. Ovviamente devo affrontare yokai e comunque sia e rispondere ad alcune domande per lo yokai attack. Oh mio Dio, mi stava davanti, manco l'avevo visto. Vabbè, ad ogni modo devo rispondere alle domande che mi pongono per riuscire ad avvicinarmi all'uscita del tunnel. Non so effettivamente poi quante volte io debba affrontarlo il tunnel, perché alla fine c'è uno yokai particolare. E diventare amici di quello yokai non è per nulla facile. Non so ancora di che yokai si tratti perché non mi sono voluto rovinare la sorpresa. Però non si prende la prima volta che si va nel tunnel. Non so se c'è un numero specifico di metri che bisogna percorrere. Ecco, di un altro parliamoci. Se bisogna percorrere un preciso numero di passi o di metri per incontrarlo. Hai la sensazione di allontanare. Che cacchio, mi allontano sempre. Invece di avvicinarmi mi allontano. Andiamo proprio bene, andiamo. Ci sono molte uscite che, come ho detto, non prenderò perché potrebbero catapultarmi direttamente fuori. Ah, un altro yokai. Come ho detto, appunto, preferisco affrontarli perché almeno penso di avvicinarmi all'uscita. Non so se funzioni effettivamente così il tunnel, eh. Ok, andiamo avanti dopo questa lotta. Non mi dice nulla. Può essere che l'uscita non sia né allontanata né avvicinata. Meglio così allora.
Oh, una porta strana. La vuoi attraversare? No, perché non era con l'uscita. Non c'era il cartello verde con l'uscita, però preferisco evitare. Voglio riuscire a portare a termine. Cerchi di leggere le lettere consumate, non premere l'interruttore. Cioè, tu stai chiedendo. Oh, ci avviciniamo, bene. Tu stai chiedendo a un bambino se vuole premere un interruttore? Cioè, insomma, bambino del gioco, persona quasi adulta. All'anagrafe adulto di coccia non si sa. Se vuole premere un interruttore, cavolo se voglio. Ok, Andrea, diamo un'occhiata. Hai avuto qualche dolore? Mi fa male lì. Ah, certo, e ti pareva. E ti pareva, eccolo. Volevo. Ricercavo invece. Misure drastiche poi, cioè fossero forti. Fossero sul livello 35, 40. Allora dicevo, c'è un po' una sfida, ma. Questi la sente ridicolo. Vediamo se riesco a curare Lucenio, dai. Ok, fatto. Lucenio curato, un po' di punti esperienza presi in più. E la Peppa con Tecario. Ah, peccato che sia un po' di boluccio. Vabbè, lo alleno all'inferno infinito, insomma, dai. Ah, non c'è nulla di cui preoccuparsi, eh. Va bene. Sono contento. Oh, ah no, mi sembrava l'uscita. È un distributore. Vediamo un po'. 10 o 1. Mettiamocene 10. È uscito qualcosa? Sì, un yokai. Ah no, 3. Beh, certo, uno era poco. Accidenti, ma chissà quanto mancherà per l'uscita. Cioè, se mi si è allontanata di 2 e avvicinato di 1. Potrebbe ancora essere lontana. Può essere che se non mi si allontanava né avvicinava era intorno ai 400 metri? Boh, non lo so. Vediamo quanto ci manca per l'uscita, va. Potrebbe anche essere qui vicina. Boh, io continuo a farla finché non arrivo. Poi dopo. Oh, va, eccola! Perfetto! È questa, sì. Tunnel infinito, fuga! Bene, bene. Beh, allora non è infinito. Finisce. Ok, eccoci, bello. Ah, quello è lo yokai che devo prendere, però. Co come lo prendo quello? Boh, non lo so, non c'è nient'altro qui. No, però per tornare. Niente, allora non posso. Niente, vabbè, andiamo con Traspec all'uscita allora. Scompare l'uscita. Potrebbe. Sì, scompare, infatti. Ho letto che potrebbe scomparire. E infatti scompare. Vabbè, ad ogni modo, Cuggi, come sempre, vi ringrazio per aver visto questo video che spero sia piaciuto. Cercherò di affrontare altre volte il tunnel infinito, così da vedere cosa può nascondere, se riesco a trovare quello yokai importante. Come sempre, io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!